Quale caricabatterie o power bank acquistare o utilizzare per la nostra sigaretta elettronica? Oggi, grazie a questo video, andremo a scoprire. Ipotizziamo di voler ricaricare una sigarettina elettronica con una batteria interna da 1000 mAh, quindi 1 ampere. Andiamo a leggere le caratteristiche tecniche e ci dice la casa costruttrice che la ricarica massima avverrà 5 volt 1 ampere. Questo significherà che se andremo a utilizzare un caricabatterie esterno o un power bank con ricarica da 1 ampere, questa sigarettina si andrà a ricaricare all'incirca in un'oretta. Cosa diversa se andremo a utilizzare invece un caricabatterie da 2 ampere. Premesso che tutte le sigarette elettroniche hanno un circuito che ne regola la carica massima e quindi non avremo nessun problema ad utilizzare caricabatterie con amperaggio superiori, la cosa importante è rispettare il voltaggio, in questo caso i 5 volt. Qualora andassimo ad utilizzare un caricabatterie da 2 ampere, la ricarica verrà dettata sempre dal circuito interno, quindi questa sigarettina si ricaricherà sempre come se stessimo utilizzando un caricabatterie da 1 ampere. Cosa diversa se andiamo a utilizzare invece un caricabatteria con 500 mAh. In questo caso la ricarica avverrà nel doppio del tempo. In conclusione, potremo andare a utilizzare qualunque caricabatteria, in quanto il circuito della sigarettina interno andrà a stabilirne la stessa carica massima in tutta tranquillità e in tutta sicurezza. Noi, come sempre, ci leggiamo nei commenti.